la situazione del rent e del car sharing nel 22esimo rapporto ANIASA e i nuovi brand dalla Cina in arrivo in Italia nei prossimi mesi. Quanto incide la crisi della logistica sul mercato dell'automotive? Benvenuti a una nuova edizione di Mobimag, il TG della mobilità. L'intera filiera dell'industria dei servizi automobilistici e della mobilità sta subendo un periodo di cambiamenti radicali. È questo il quadro che emerge dal 22esimo rapporto ANIASA, il bilancio annuale sui settori del rent e del car sharing. A fronte di un mercato automobilistico reduce da un 2022 tutt'altro che positivo, con 1,3 milioni di immatricolazioni di autovetture, pari a una perdita del 9,7% rispetto al 2021, il noleggio continua a rappresentare un sostegno concreto per l'intero comparto nazionale. Buone notizie arrivano infatti dal noleggio a lungo termine, cresciuto proprio l'anno scorso del 20%, arrivando a 361.000 immatricolazioni di vetture e veicoli commerciali, superando il record storico del 2019, fermo a 323.000 nuove targhe. Un business, quello del noleggio a lungo termine, che se nel 2022 rappresentava il 28% dell'intero mercato, nei primi tre mesi del 2023 è riuscito a superare il 30%. Di questo e di molto altro ne abbiamo parlato proprio durante la presentazione del rapporto ANIASA con Italo Folonari, vicepresidente di ANIASA, e Gianluca Di Loreto, partner presso Bain & Company. Benvenuti a questa conferenza stampa. È stata una conferenza stampa straordinariamente interessante perché avremo modo di aggiornarvi su tanti dei temi della mobilità e che hanno visto il noleggio in tutte le declinazioni protagonista anche in quest'anno. Sicuramente il 2022 per il noleggio è un anno molto significativo dopo il biennio 2021 segnato dal blocco alla mobilità e in conseguenza alla pandemia. Per il noleggio a lungo termine abbiamo delle dinamiche positive nel mondo delle imprese che continuano sempre di più a scegliere il noleggio, ma c'è la crescita importante dei clienti privati. Siamo arrivati a 160.000 contratti gestiti nel 2022. Altri discorsi invece valgono per il noleggio a breve termine. Il noleggio a breve termine ha superato il biennio 2021 dal quale ha subito dei blocchi molto superiori a quello del lungo termine, è in crescita sensibile nel fatturato, nei numeri di noleggio e nella flotta rispetto al 21. Ma se lo paragoniamo con l'anno precedente alla pandemia, il 2019, mancano ancora il 30% dei contratti. E noi osserviamo i dati e li elaboriamo anche con partner di primissimo livello. Oggi abbiamo presentato insieme a Bain & Company una ricerca sull'argomento, ma anche sull'impatto della mobilità. I dati ci dicono che il mercato dell'auto in Italia sostanzialmente sta cambiando perché alcune sue caratteristiche si stanno evolvendo. Le auto sono sempre più grandi e sta piano piano scomparendo il segmento piccolo. Alcune motorizzazioni faticano ancora a prendere piede, il diesel è sceso e crollato ormai al 20% del mercato, ma se vogliamo l'alternativa è stata trovata dagli italiani nelle motorizzazioni ibride, più che nelle motorizzazioni elettrificate, che in realtà nel 2022 sono addirittura arretrate rispetto al 2021. Gli italiani dicono: piuttosto che cambiare la mia auto, mi tengo la mia, è un po' più vecchia, ma preferisco avere quella. E questo di certo non aiuta le emissioni e il ringiovanimento del parco circolante. I nuovi player stanno giocando una partita, se vogliamo, a regole nuove. Stanno entrando in Europa con delle presenze dirette, addirittura con delle fabbriche, devo dire anche con soluzioni creative. Parliamo di marche asiatiche, ma non solo, anche di marche dell'est Europa. Ci sono alcuni brand che stanno crescendo tantissimo e le stime sono sostanzialmente per un raddoppio, se non una triplicazione, della quota di questi player nei prossimi 10 anni. Prima era crisi dei chip, ora è crisi della logistica. Se fino a pochi mesi fa la mancanza di materie prime rendeva difficoltosa la produzione di vetture nuove, ora le auto vengono prodotte, ma non riescono a essere consegnate a concessionari e clienti. La logistica è in crisi oppure sta attraversando un periodo di netta trasformazione? Scopriamolo nel prossimo servizio. La logistica automotive in tutta Europa, anzi a livello globale, è in piena crisi. Negli ultimi 3 anni, riporta l'associazione che riunisce gli operatori della logistica di veicoli in Europa, i più grandi provider di logistica hanno dismesso il 27% della propria capacità, mentre ad oggi una percentuale
attuale, che spazia tra il 5 e il 10% di veicoli, dunque bisarche, sono ferme a causa della mancanza di autisti. Nel frattempo, chi è andato in pensione non è stato sostituito e i pochi rimasti, che sono decisamente in numero ridotto rispetto alla domanda, preferiscono vendersi al miglior offerente in un gioco a rialzo che ha portato il compenso per una singola tratta ad aumentare fino al 300%. Insomma, il settore della logistica automotive è in piena crisi, il sistema che aveva retto fin qui è definitivamente crollato. Prima che si raggiunga un nuovo equilibrio servirà decisamente molto tempo e le cose dovranno definitivamente cambiare. In primis da parte delle case costruttrici di automotive, che dovranno essere disposte a offrire maggiori garanzie agli operatori di logistica. D'altro canto, gli operatori della logistica dovranno essere tenuti a continuare a investire e credere nel loro business, nella formazione dei propri dipendenti, preferendo una stabilità futura a lungo termine all'extra guadagno facile di oggi. E ora passiamo ai dati di mercato. Durante lo scorso mese di aprile in Italia sono state immatricolate oltre 126.000 vetture nuove, 28.000 in più rispetto al 2022. Un aumento di quasi il 29%, trainato dal settore del noleggio, con il noleggio a lungo termine che segna un ottimo più 33% e il noleggio a breve termine che cresce addirittura del 149% rispetto allo stesso periodo del 2022. Numeri che riflettono un mercato in costante evoluzione. Un cambiamento alimentato anche grazie all'arrivo di nuovi brand sul mercato nazionale. E uno dei paesi che nei prossimi anni è destinato a entrare sempre di più nel mercato italiano e non solo è la Cina. Il Dragone è infatti pronto a invadere il mercato europeo con tantissimi nuovi brand in arrivo già da quest'anno e dal 2024. Con una quota del 21%, l'Europa, presa per intero, è il secondo produttore mondiale di veicoli e ha dovuto lasciare lo scettro alla Cina, che da molti anni ormai è il primo produttore mondiale in assoluto, con oltre 26 milioni di veicoli prodotti nel solo 2022. I motivi sono tanti, spesso in passato i produttori occidentali hanno spostato la produzione in Cina e la crescita economica della Repubblica Mandarino gli ha permesso di sviluppare una sua industria proprietaria, di migliorare le tecnologie e soprattutto di investire nella mobilità elettrica. Mobilità elettrica che oggi vuole portare anche in Europa e che sta di fatto continuando a portarla, sia acquisendo marchi storici europei, sia creando nuovi marchi o portando i suoi in Europa. Ne conosciamo già alcuni arrivati negli scorsi anni, come Link & Co, come Highways o come Seres, ma nel corso di questo 2023 e soprattutto del 2024 ne arriveranno tanti altri. La stessa e già citata Geely vuole portare Zeekr, il suo marchio di auto elettriche ad alte prestazioni, che debutterà nel vecchio continente sia con la sua prima vettura, la Zeekr 001, una fastback elettrica ad alte prestazioni, sia con l'ultima presentata, il crossover Zeekr X. Conosceremo nel corso dei prossimi mesi NIO, che è l'unica che si distingue dalle altre per lo swap in battery, ovvero la possibilità di sostituire la batteria scarica con una carica in meno di 3 minuti. Tra i brand in arrivo il più quotato è BYD, acronimo di Build Your Dreams, che in realtà opera in Europa con i mezzi pesanti come gli autobus da diverso tempo e ora vuole portare anche le sue auto. Tra gli altri poi annoveriamo Yaeku e Omoda, che sono i due brand con cui Chery ufficialmente vuole debuttare in Europa, uno più orientato al fuoristrada e l'altro invece pensato appositamente per i giovani, e anche Xpeng, che ha tantissima tecnologia, unisce un prezzo più abbordabile. Per esempio il suo SUV di punta in Norvegia costa circa 34.000 euro. E per oggi è tutto. Vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento alla prossima edizione di Mobimag.